Amici ascoltatori, vi diamo il benvenuto nella web radio di EssereIlCambiamento.it. Mi chiamo Claudia, sono emozionatissima e sono qui con Andrea. Ciao Andrea! Ciao Claudia e a tutti gli amici ascoltatori e benvenuti sulla web radio EssereIlCambiamento.it. È da 2 annetti che faccio lavoro pratico in me e ho potuto davvero constatare numerosi benefici in ogni ambito della mia vita. Vi ringraziamo per essere qui stasera e per essere parte di questo viaggio interiore che faremo nel corso delle prossime puntate
nel lavoro pratico, in sé. Sentitevi parte attiva di questo viaggio dentro noi stessi. Questa sera introduciamo il lavoro pratico e in chiusura proveremo un esercizio molto semplice. Esattamente, sì. Ve lo sveleremo però tra pochissimo, quindi davvero restate insieme a noi. Prima di introdurre il lavoro pratico, vi chiediamo di scriverci nei commenti cosa vi aspettate da questo lavoro, qual è la vostra motivazione, perché siete qui questa sera. Ecco, quindi scrivete davvero pure tutti i vostri commenti nella chat, a cui potete accedere cliccando l'icona relativa ai commenti. Io poi mi occuperò di raccogliere tutti i vostri commenti, le vostre domande nel corso dell'intera serata. Il link di riferimento del sito per la puntata di stasera ve lo linko subito, e chi non ha la possibilità di visualizzare questo link lo può vedere più tardi nei commenti. Partiamo quindi con il lavoro pratico, che è il tema di questa sera. A volte ci capita di ripetere le stesse esperienze all'interno di vari ambiti della nostra vita, nella sfera sentimentale, nelle relazioni, le dinamiche familiari, in campo lavorativo, nel rapporto con noi stessi, per esempio con il nostro corpo, con il cibo. Osservando gli effetti di ciò che viviamo nella nostra vita, ovvero facendo una semplice fotografia del presente, possiamo risalire alle cause che li hanno generati e iniziare a lavorarci. Ecco, quindi iniziamo sin da subito che chi ben comincia è a metà dell'opera. Esatto, quindi che cos'è il lavoro pratico in sé? Il lavoro pratico in sé è quel lavoro che ciascuno compie in se stesso, per trasformare degli stati interiori, che possono essere mentali o emotivi, in consapevolezza del qui e ora. Quando diventiamo consapevoli di un meccanismo mentale o di una reazione emotiva, possiamo iniziare a lavorarci, trasformandoli, e quindi iniziamo a cambiare la realtà che viviamo. Perché un lavoro in sé e non su di sé? Ma perché il lavoro su di sé presuppone un'azione che viene dall'esterno. Però solo l'osservazione può essere su di sé, poiché è esterna e distaccata rispetto a tutto ciò che avviene dentro di noi. Mentre il lavoro è in sé quando avviene internamente. Il lavoro che si compie è quindi interno. Anche il corpo e la nostra mente sono la nostra espressione, sono anch'essi parte di noi. Quando si riesce a trasformare la propria vita consapevolmente, si raggiunge un primo livello di lavoro pratico che consiste nell'osservazione e nella trasformazione. Trasformando dall'interno si trasforma anche l'esterno, e la trasformazione interna corrisponde al cambiamento. Esatto, quindi nasce da qui il nostro nome, cioè essere il cambiamento, cioè vivere il proprio cambiamento, la propria trasformazione, come se fosse davvero già avvenuta, già realizzata. Per manifestare il cambiamento nella propria vita è necessario cambiare il proprio stato in un altro che attira quel preciso cambiamento. Grazie al lavoro pratico in sé è possibile creare le condizioni favorevoli alla propria trasformazione. Ricordatevi però che qualsiasi trasformazione presuppone la piena accettazione di ciò che è stato e del presente. Inoltre, un atteggiamento mentale positivo e la voglia di mettersi in gioco favoriscono tutta questa trasformazione, ma è soprattutto la volontà di agire nel presente che fa la differenza. Ora, avete scaricato l'immagine dal link che vi ho passato nei commenti? Se volete vi riposto il link per scaricare l'immagine per coloro che magari sono appena entrati, e chi non può scaricarla sarà disponibile nella sezione dedicata al lavoro pratico sul nostro sito. Se prendete l'immagine del link che vi ha postato Andrea, che c'è anche sul sito, possiamo vedere brevemente lo schema relativo al lavoro pratico. Il lavoro pratico consiste in semplici esercizi proposti nella forma di meditazioni. Quindi anche chi non ha mai praticato la meditazione può praticare questi esercizi, che non richiedono davvero nessuna preparazione, ma solo la voglia di farli. Per praticare questi esercizi davvero bastano pochi minuti al giorno. Gli audio sono tutti caricati sul nostro canale YouTube e sono facilmente scaricabili anche dal sito web. Guardando l'immagine del lavoro pratico, osserviamo assieme come ogni blocco di esercizi, a partire da sinistra, crei le basi per i blocchi successivi. Il primo blocco è legato agli esercizi fondamentali o propedeutici. Gli esercizi propedeutici sono tre: il radicamento per la componente corpo, l'espansione delle emozioni per la componente cuore e il vuoto per la componente mente. Il radicamento ci aiuta ad aumentare la nostra stabilità e il nostro equilibrio, in modo da non cadere continuamente nelle situazioni che viviamo.
proprio come un albero, ben radicato, che affonda le sue radici nella terra. L'espansione del cuore, legata invece alle nostre emozioni, emanando emozioni positive come la gratitudine, l'amore, apprezzamenti, ci apriamo a situazioni favorevoli, persone positive e influenziamo il nostro atteggiamento mentale. Il vuoto mentale, invece, ci aiuta ad essere più presenti. Solo svuotando la mente, in assenza di pensiero, è infatti possibile essere più ricettivi, ricevere le intuizioni e osservarsi più consapevolmente. Infatti, tutti questi tre esercizi potete già iniziare a praticarli sin da subito da soli. Sono i primi che vedremo assieme nelle prossime puntate. Al secondo blocco appartengono gli esercizi di presenza con le quattro attenzioni che ci aiutano a migliorare la nostra capacità di osservazione per trasformare consapevolmente atteggiamenti, pensieri, emozioni e reazioni. All'ultimo blocco appartengono gli esercizi specifici quali la focalizzazione del pensiero, la trasformazione delle emozioni, gli esercizi della mattina e le meditazioni focalizzate. Sì, per un mese intero vedremo assieme gli esercizi fondamentali nello specifico. Quindi a partire dalla settimana prossima saranno presentati tutti e tre questi esercizi e successivamente li vedremo nel dettaglio, a partire dall'esercizio del radicamento, poi successivamente l'esercizio di espansione del cuore ed infine l'esercizio del vuoto. Passiamo ora all'esercizio di questa sera. Per introdurre il lavoro pratico, questa sera pratichiamo insieme l'esercizio del vuoto per imparare a svuotare la mente. Ora vi posterò il link dell'esercizio che potete caricare nel frattempo. La durata di questo esercizio è di circa 10 minuti e chi non può caricare il link potrà ascoltare la puntata completa della serata, compreso l'esercizio, sul nostro canale YouTube. L'esercizio consiste nell'osservazione dei pensieri e nella creazione del vuoto nella nostra mente. Quando ci arriva un pensiero, lo osserviamo senza identificarci. Il pensiero allora se ne va. Poi ci arriva un altro pensiero. Non ci identifichiamo e il pensiero se ne va. Tra un pensiero e l'altro c'è uno spazio-tempo che è vuoto, nel senso che è privo di pensieri. Ci mettiamo al centro di questo spazio-tempo e dilatiamo sempre di più questo vuoto. Anche se per pochi istanti, liberare la mente dai pensieri significa svuotarla. Molti di noi hanno la mente piena di pensieri e questi pensieri consumano gran parte della nostra energia. Praticando con costanza questo esercizio diventa sempre più semplice svuotare la propria mente. Quindi se siamo pronti potete scriverci, se avete caricato il video, nei commenti, così possiamo partire. Così da partire tutti assieme. Per farla, dai, ci siamo. 3, 2, 1, via! Eccoci rientrati, come altro l'esercizio vi ho messo anche il link del sito per visualizzare lo schema del lavoro pratico. Potete scrivere qua sotto i commenti le vostre domande, così in modo che riusciamo a instaurare un dialogo, che ci sia questo rapporto anche tra noi e voi, in modo che le serate non siano soltanto tra me e Andrea, ma che ci sia proprio questo scambio costruttivo con tutti di voi, con ciascuno di voi. Esatto, quindi proprio iniziate a scrivere tutti i vostri commenti, domande, e poi inizieremo appunto a leggere i commenti per vedere appunto come è andato l'esercizio, che cosa vi aspettavate da questo esercizio e se avete anche nella vostra vita fate già qualcosa a riguardo, magari altre meditazioni o altri percorsi sempre in ambito spirituale o quant'altro. Esatto, poi chiaramente l'inizio della puntata è alle 9, quindi inizieremo subito a fare il lavoro perché abbiamo previsto di fare 45 minuti, per cui il tempo è abbastanza breve e concentrato, in modo da consentire anche alle persone che non riescono ad esserci di riascoltare la puntata. Quindi cercheremo di iniziare sempre in modo abbastanza puntuale, cioè alle 21 si inizia e alle 21.45 chiudiamo. Esattamente, esattamente. Quindi tanto lavoro, però concentrato tutto in soli 45 minuti. È bello comunque, come dire, riuscire a condividere queste emozioni che abbiamo. Con Andrea ci conosciamo già da un po' di anni e abbiamo condiviso già diverse cose, quindi per noi è davvero qualcosa di nuovo, è veramente anche emozionante comunque rapportarci adesso a ciascuno di voi così con la radio e aprirci a un pubblico sicuramente diverso da quello che frequentavo, insomma il TeamSpeak, o che comunque ha fatto parte del TeamSpeak, quindi è sicuramente per noi un grandissimo cambiamento a proposito di cambiamenti nella nostra vita, però veramente siamo felici di farlo, di essere parte di questa umanità, diciamo, che sta cambiando e supportarci l'uno con l'altro in questo percorso. Quindi comunque sono davvero felice, emozionatissima per essere qui stasera, perché se fosse davvero qualcosa, insomma, che non mi interessasse o comunque
che non avessi, se non avessi questa passione per il lavoro pratico e per tutte queste tematiche, probabilmente sarei molto più rilassata, molto più, come dire, non sarei così, spontanea, non sarei così naturale, diciamo, in questa espressione. Sì, guardate, davvero, vi ringrazio anch'io davvero di cuore per esserci qui. Anche per me è la prima volta che sono in radio a parlare di questi argomenti, cui appunto ho lavorato sulla mia pelle, proprio. È un'emozione poter veramente condividere tutto con voi. C'è il nostro carissimo Giovanni che ci scrive bene. Quindi per Giovanni lavoro in questo esercizio è andato alla grande, ma lui è già un reduce quasi, uno che ha fatto anche lui qualcosina, quindi è già un po' navigato. Grazie mille Diego, il tuo commento. Grazie Diego, grazie Giovanni, che ci state seguendo, poi ce ne sono anche altri online attualmente, quindi sicuramente ci sono anche altri che magari non scrivono. Con Giovanni, come diceva Andrea, ci conosciamo già da diverso tempo, anche lui ha fatto parte, insomma, del TeamSpeak, quindi questo esercizio lo conosce bene. Diciamo che questo è uno degli esercizi proprio di base. L'esercizio del vuoto serve proprio per costruire il vuoto nella propria mente e quindi piano piano abituarsi ad un nuovo stato, cioè diventare sempre più presenti. È per questo che è propedeutico, perché non possiamo iniziare con il lavoro in sé, con gli esercizi di presenza, bisogna iniziare un po' prima con questi esercizi e quindi l'esercizio del vuoto serve in questa direzione. Esatto, si inizia appunto dai primi esercizi, quelli fondamentali, che è il primo vero blocco di lavoro, che chiaramente presenteremo le prossime volte, nelle prossime puntate, e piano piano si andrà appunto ad approfondire anche tutti gli altri esercizi di lavoro in sé. Come avete sentito, abbiamo introdotto questo nuovo termine, lavoro pratico in sé, non su di sé. Prima abbiamo spiegato il motivo, quindi è qualcosa che avviene internamente, non è qualcosa che è esterno, cioè vedi anche diversi libri, Gold e altri autori, insomma, che parlano del lavoro pratico e questi autori dicono appunto lavoro pratico su di sé, perché considerano la macchina biologica come se fosse qualcosa di esterno a noi quasi, quindi ci lavori sopra. Diciamo così, lavori su le tue reazioni e tutto il resto. In realtà, proprio per non creare ulteriori separazioni, è importante comprendere proprio questo aspetto fondamentale, che il lavoro è in sé, cioè avviene internamente, perché la nostra mente non è, come dire, il tiranno della situazione, oppure anche le emozioni incontrollate, fanno parte di noi, sono parte della nostra vita, fanno parte del nostro essere, quindi semplicemente trasformando tutto questo è possibile migliorarsi e portare dei cambiamenti nella propria vita. Esattamente, quindi essendo proprio delle parti di noi, no? Che molte volte ci rifiutiamo anche di vedere, o ci rifiutiamo di affrontare queste parti dicendo oh, non è il momento, accaparrando magari delle scuse mentali per non lavorare su queste parti. Invece qui si fa un po' l'opposto, nel senso che si va dritti verso l'obiettivo, nel senso che si cerca appunto di reintegrare, no, tutte le nostre ombre, appunto per riuscire ad avere veramente una piena libertà, un pieno equilibrio in noi stessi. Avete altri commenti da aggiungere? Chi ha provato l'esercizio? Dai, che siete online, quanti siete? Che non siete tutti dal cellulare. 41, aspetta che riaggiorno un attimo, che abbiamo anche pochi minuti perché poi alle 21:45 chiudiamo, quindi approfittatene per fare le domande adesso o scrivere come l'avete trovato perché poi il tempo stringe. 45 persone in linea. Sono 45 timidoni. Sono i 45 timidi, cioè noi che ci esponiamo, che facciamo la radio, che per poco prima non, cioè, sono Forza, talmente ragazzi. emozionata, veramente, e qui neanche il commento scrivo. Dai, siamo Esatto. felicissimi comunque di rompere il ghiaccio questa sera, così piano piano ci conosciamo meglio, facciamo Esatto, un grande diventiamo gruppo. una big family. Una Qua big family. saluto di cuore il nostro Dragon Red Ecco Heart. qua, Oreste, immagino che sia lui. Non può che essere lui, anche lui veterano, anche lui ha praticato già abbastanza.
Ma comunque il percorso continua, cioè non è che alla fine, se, certo gli esercizi sono introduttivi, però poi devi continuare un po' anche da solo. E il nostro obiettivo non è quello di dire ok, fai questi esercizi e poi no. L'obiettivo è quello di dire ok, fai questi esercizi, però poi continua da solo. Cioè, nel senso, questo è solo uno spunto per mettere la pulce nell'orecchio delle persone e dire ma come, questo cos'è questo lavoro pratico in sé? Perché comunque potevamo portare, o avremmo potuto portare stasera qualsiasi argomento, ci occupiamo di tanti argomenti anche in essere il cambiamento, quindi teoricamente ci sono tanti temi che spaziano dall'alimentazione, la cura del corpo, eccetera, eccetera, e noi stessi facciamo anche delle pratiche, quindi potevamo iniziare così. Invece abbiamo dato una maggiore importanza e priorità proprio al lavoro pratico, perché da questo dipende tutto il resto. Perché anche il cibo che mangiamo, per dire, è scelto sulla base della nostra emanazione energetica, quindi se non riesco a osservarmi, inutile, cioè mangerò sempre quel tipo di cibo. E i cambiamenti fatti perché per seguire una moda o altro, per dire, non funzionano, perché comunque lasciano il tempo che trovano. Sì, noi siamo entusiasti, Giovanni, per fortuna quello ci è rimasto, infatti siamo veramente felici e grati per essere qua. È la prima volta in radio per noi, ho partecipato un'altra serata a Visione Alchemica, però è diverso essere ospiti rispetto a proprio fare una serata noi di nostro pugno, dove mettiamo proprio i nostri contenuti, cioè è molto diverso. E poi non mi piacciono neanche i nostri contenuti, perché considero tutto quello che è emerso in questi anni, grazie al lavoro che abbiamo fatto in TeamSpeak, anche con te, insomma, con tutti gli altri, qualcosa che proviene proprio dal nostro percorso anche congiunto, e quindi è qualcosa che condividiamo proprio con tutti, perché nasce così, cioè è nato così, e quindi questo è il fine ultimo, cioè la condivisione senza, come dire, aspettare delle cose in cambio. Cioè, quindi questo è un punto importante, cioè la consapevolezza va condivisa, così come anche le conoscenze, le antiche conoscenze, è messa a disposizione dell'umanità. Non è qualcosa di esclusivo per pochi. È semplicemente un dono che abbiamo ricevuto, e quindi ciò che tu ricevi per una legge del cosmo poi devi anche restituire, devi condividere. Senza aspettarti proprio nulla in cambio, quindi non è uno scambio, ma è un dono che è molto diverso. Beh, io condivido molto quello che hai detto, Giovanni, cioè che ognuno di noi ha un percorso personale. Questo è vero e sacrosanto, perché giustamente ogni coscienza, questo pianeta, ma anche nel cosmo intero, fa delle determinate scelte, interiorizza e va avanti con la sua missione, tra virgolette, nel senso che con il suo proprio percorso. Chiaro che però il lavoro pratico ti dà qualcosa, chiaramente questo parlo dalla mia esperienza, ti accelera un po', diciamo, questo percorso di vita, no? Perché ti dà una bella spintarella in tutti i sensi. Che di vie, di percorsi, ce ne sono veramente un'infinità. Il fulcro del nostro lavoro è proprio un lavoro pratico in sé. E sono veramente grato poi di averlo anche, diciamo, scoperto, anche grazie a Claudia. Continuare a praticarlo e anche poi applicarlo, insomma, nella propria vita non è sempre semplice, però diciamo che se hai gli strumenti di base, cose che non ti insegnano di sicuro né a scuola, tantomeno i genitori, che se non è che sono molto avanti in termini di consapevolezza, e quindi non è neanche un discorso che tra amici, per dire, si parla, oh, come va il lavoro pratico, cioè non è di sicuro una domanda, insomma, tra quelle standard, diciamo così. Per cui è diventato qualcosa praticamente che sembra proprio sia rinchiuso nella sfera un po' dell'esoterismo. In realtà non è così, perché il lavoro pratico, se diventasse veramente il tessuto della nostra vita, cioè se fosse veramente così, cioè che ciascuno osserva quello che genera nella sua realtà e ci lavora, saremo meglio tutti, vivremo tutti più felici, e quindi chiaramente tutti potremo trarre beneficio da questo, da queste trasformazioni. Per questo è importante condividere, perché comunque se della serie, se tu vai avanti nel tuo percorso di evoluzione, vado avanti anche io, sto meglio anche io. E quindi è un discorso anche proprio semplicemente di pura comprensione di quello che stiamo generando intorno a noi. Ho letto che qualcuno ha scritto: io preferisco l'esercizio di radicamento, la musica qua mi porta lontano. Allora, intanto, come vi ha accennato Andrea, quelli che praticheranno gli esercizi o alcuni di quelli verranno, come dire, supportati più da vicino. Quello di radicamento serve proprio per aumentare la stabilità e la centratura.
e quindi anche l'equilibrio, proprio come gli alberi. Questo dell'esercizio di radicamento ne parleremo dalla settimana prossima e poi più approfonditamente tra 2 settimane, dove parleremo solo di radicamento. L'esercizio di radicamento ci aiuta a stare su questo piano, quindi va benissimo anche iniziare da quello. Adesso noi di volta in volta ne proponiamo uno e poi chiaramente li faremo anche tutti e tre, cioè vanno portati insieme tutti e tre, nel senso che l'esercizio di radicamento serve per ribilanciare la componente corpo, poi c'è l'espansione del cuore, che quindi è legata proprio alle emozioni, quindi alla componente cuore, e poi l'esercizio del vuoto per la mente. E se ti porta lontano, Diego, questo esercizio, ancora meglio. Allora, centrati proprio, mettiti al centro di questo spazio-tempo vuoto tra due pensieri e rimani là. Cioè, cerca di sforzarti. Dove c'è la difficoltà, vuol dire che là bisogna lavorarci. Bisogna affrontare queste piccole difficoltà, tra virgolette, no? Perché lì Piccoli il uomini vero crescono. esatto. È lì Comunque, adesso proprio sono un po' più lavoro. rilassata, Eh perché abbiamo rotto il ghiaccio, adesso mi sento più felice. sì, ti si sente, Claudietta, che sei molto più allegra. Cioè, proprio lavorare su queste piccole fratture dell'essere, chiamiamole così, perché appunto veramente tutti noi siamo connessi, essendo parte di un'unica coscienza cosmica. Perciò, se io comunque mi elevo, elevo il mio stato d'animo, elevo chiaramente anche gli altri. Cioè, non serve cambiare il mondo, ma innanzitutto e soprattutto cambiamo il nostro mondo interiore. Qua che Diego ha scritto che si concentra meglio con un certo tipo di musica, che penso da radicamento piuttosto che il vuoto. Gli esercizi possono essere praticati anche in silenzio, cioè diciamo che la musica serve un po' per sintonizzarci tutti a quella frequenza e comunque, per esempio, nel caso di radicamento ho bisogno di una musica che sia abbastanza forte perché il tamburo mi riporta proprio su questo piano. E nel caso dell'espansione del cuore, una musica che distenda perché devo espandere il campo, devo espandere le emozioni. E nel caso invece della mente, una musica che riesca a centrarmi. Per questo sono state scelte quelle musiche, però niente toglie che possiate scegliere quelle che preferite o che comunque lo facciate in silenzio. L'importante è lavorare su tutte e tre le componenti. Ok. Allora, direi che dai, per questa prima sera, giusto perché così la intendiamo come prima sera per proprio rompere il ghiaccio, direi che ci possiamo salutare. Voglio ringraziare Manuel De Wittons per il video dell'esercizio del vuoto e Flavia Vallega per averci concesso l'utilizzo, insomma, delle sue musiche a 432 Hz per l'introduzione, insomma, il finale. E poi, insomma, a tutti coloro che ci hanno seguito in questi anni, voi che siete qua stasera, insomma, ringraziamo veramente tutti. Come dicevo prima, per noi è una gioia immensa essere qua e penso che si senta e che cioè, si percepisca proprio la verità di quello che vi sto dicendo. E quindi ci vediamo, insomma, mercoledì alle 21. Grazie per essere stati qua e a presto. Sì, davvero, grazie, grazie ancora di cuore. Già mercoledì prossimo, come già accennava Claudia, 24 febbraio, saranno presentati tutti e tre gli esercizi fondamentali che corrispondono appunto al primo blocco. Quindi tra 2 settimane vedremo nel dettaglio l'esercizio del radicamento, poi subito dopo quello di espansione del cuore e infine l'esercizio del vuoto. Iscriverci anche a info@essericambiamento.it oppure seguirci sul sito www.essericambiamento.it e sulla pagina di Facebook. Comunque adesso Andrea vi posta insomma il link e vi aspettiamo quindi la settimana prossima. Ciao, buona serata a tutti! Ciao ciao, vi aspettiamo presto, buona serata.
Thank you.